fa male perché ci eravamo messi nelle condizioni di vincerla, però le partite sono sempre aperte, e gli avversari non mollano mai un centimetro. Secondo me il primo gol che abbiamo preso era evitabile, secondo sono stati anche bravi, quindi credo che abbiamo avuto anche noi le nostre occasioni per chiudere la partita o per rifare gol anche dopo il 2-2. Io credo che i ragazzi oggi siano stati bravi, abbiano dato tutto quello che avevano. C'era caldo per tutti, non è assolutamente un alibi. Magari la partita poteva essere letta meglio in alcuni momenti, però sono partite che ci servono, come queste, sono partite che ci servono per crescere, per migliorare tutti quanti, me per primo, la squadra. Come vi ho detto l'altra volta, vincere una partita è sempre una piccola impresa in questa categoria. Maita ha avuto un problema da trauma e non se la sentiva di riprendere la partita, quindi abbiamo. Sì, penso alla spalla, sì. E quindi bisognava cambiare. Già alla fine del primo tempo, secondo me, si soffriva un po' troppo e concedevamo un po' troppi spazi in mezzo al campo, quindi ci siamo messi con Bellomo aperto a destra e Folaruccio aperto a sinistra già alla fine del primo tempo, e siamo rientrati così all'inizio del secondo tempo con Benedetti, che poi non è un esterno puro, ma l'idea era quello di farlo lavorare da mezzala con due play e Folaruccio fare quello che faceva nel primo tempo. Concedevi un pochino di libertà in più ad Esposito, che nel primo tempo aveva un riferimento. Però io credo che alla fine, se si escludono gli episodi, la squadra abbia sofferto il giusto, nel senso che quando in queste partite, in questo campionato, è quasi impossibile non soffrire. Però allo stesso tempo, essendo una partita a viso aperto, hai creato anche te, hai messo tante volte in difficoltà la spalla. Darsi, col senno di poi si possono cambiare tante cose. Partita finita, forse è più facile vedere quello che è successo. Io volevo avere palleggio e volevo tenere Maiello e Bellomo, pur essendo comunque magari un po' stanchi, però e volevo tenere Folaruccio perché comunque mi serve tanto quando c'è da alzare la palla. Abbiamo visto quanto è importante sui rinvii del nostro portiere, quanto è importante sulle palle native. Benedetti, secondo me, è un giocatore che può fare tutti i ruoli. Ho fatto la scelta di Benedetti, potevo fare la scelta di Mallamo. E poi, quando ho pensato, ti ripeto, il primo gol era evitabile, poi un po' probabilmente abbiamo avuto un contraccolpo psicologico, il secondo sono stati bravi, poi la squadra ha ripreso, è ricresciuta, ha ricreato, e col senno di poi probabilmente si potevano fare altre cose, io in quel momento ho pensato che fossero giuste quelle che ho fatto. Non è successo niente, perché mi sembra che insieme a Botta siano rimasti in panchina altri giocatori di cui non fate menzione e che non mi domandate. Io credo che la partita di Perugia, quando rimani in 10 e vinci 3-1, secondo me non è la partita più adatta per Botta, e oggi ho fatto una scelta diversa, ma per me Botta è un giocatore importante. Io ho 11 giocatori che posso far giocare dall'inizio, ne posso far giocare perché probabilmente se faccio giocare Botta, quando arrivo poi alla fine della partita mi chiedete come mai quest'altro è rimasto fuori, quindi io più di 11 non li posso far giocare. Davanti siamo tantissimi, in base a quello che vedo, in base all'avversario, in base alla condizione di forma, in base a quello che mi dice la testa, faccio delle scelte, ma io non ho problemi di nessun tipo con nessuno. È il mio mestiere scegliere, e a volte l'azzecco, a volte sbaglio, ma lo faccio sempre in buona fede. Io mi auguro e spero che tutti i ragazzi che abbiamo in rosa continuino ad allenarsi come stanno facendo, in modo da continuare a mettermi in difficoltà. Io penso, spero di sbagliarmi, ma penso che sia un po' il trend di questo campionato. Io guardo le partite e squadre creano e squadre concedono. Questa è una categoria diversa da quella dell'anno scorso. Pensare di rischiare poco, di rischiare mai, speriamo accada, ma è difficile. Dobbiamo sicuramente migliorare, dobbiamo lavorare per cercare di far arrivare il meno possibile gli avversari nella nostra area di rigore. Allo stesso tempo, probabilmente rispetto all'anno scorso, creiamo molto di più, quindi questo vuol dire che quando le squadre si propongono con tanti uomini in avanti, poi alla fine ti concedono qualcosa dietro.
secondo me è l'unico attaccante più puro che avevo in panchina, e ho deciso di farlo entrare un quarto d'ora insieme a Cangiano. Secondo me sono entrati benissimo, hanno dato vivacità, sono risultati per certi versi imprevedibili, per certi versi ficcanti, hanno messo in difficoltà la spalla. È un giocatore che abbiamo voluto per caratteristiche, come ho detto prima abbiamo tanti giocatori offensivi, più il campionato è lungo, io penso che tutti possano dare un contributo. Oggi sono contento che era un po' un modo di dargli il benvenuto e farlo entrare anche se ha giocato un quarto d'ora. E in parte condivido quello che dici, perché secondo me l'equilibrio è una dote fondamentale di una squadra, però è anche vero che ti ho già risposto. Ho già risposto ad un tuo collega dove ho detto che questo è un campionato diverso da quello dell'anno scorso, dove trovi squadre che hanno più qualità, hanno più fisicità, qualcosa ogni domenica devi concedere, difficile che ci sarà, vedo difficile. Io ho visto anche ieri sera Modena-Cagliari, Cagliari ha creato tanto e alla fine ha concesso anche qualcosa al Modena, quindi credo che sia, soprattutto in questo periodo dove le squadre si giocano a viso aperto, ma credo anche nel proseguo del campionato, partite aperte dove quando devi difendere, spesso devi difendere con 11 effettivi vicino alla tua area di rigore, e quando puoi attaccare devi attaccare. Noi probabilmente in questo momento stiamo facendo meglio la fase offensiva che la fase difensiva, però bisogna sempre tenere conto dell'avversario, lavoreremo comunque per cercare di migliorare, per coprire meglio gli spazi, per essere più aggressivi. Trovi squadre che però sono difficili da affrontare e qualcosa devi concedere, questo è il mio pensiero. Ma ogni allenatore ha una sua idea di calcio, ogni allenatore prova a produrre le sue idee, a far produrre alla sua squadra le sue idee, quindi io credo che Venturato sia un top degli allenatori in Serie B, perché ha fatto cose egregie a Cittadella. Io credo che io ho tanto da imparare da Venturato, io sono arrivato in Serie B adesso e cerco di proporre le mie idee, poi le idee di un allenatore passano attraverso la qualità dei giocatori. Noi dobbiamo stiamo entrando in questo campionato rendendoci conto che le partite sono aperte, sono difficili, non sono mai chiuse. Anche questa è una partita che ci servirà per crescere, per migliorare sia a me che alla squadra.